Buongiorno ragazzi, ciao a tutti le nicchie raga, bentornati qui su Satisfactory. Come sempre ragazzi, inizio il gameplay ricordandovi brevemente che in descrizione, se può interessarvi raga, ci trovate un link che vi permette di comprare questo e tanti altri giochi scontati. In descrizione ci trovate anche i miei canali social e se non siete ancora iscritti al mio canale, naturalmente vi invito ad iscrivervi, ad abilitare le notifiche e a lasciare magari anche un bel mi piace al video se magari questa serie vi sta piacendo. Allora dunque ragazzi, come potete notare sto un attimo raccogliendo questi perché mi avete dato un consiglio. Cioè mi avete detto: Nick, guarda che se trasformi questi in biocarburante mi pare, ti durano di più. Mi avete detto Nick, questi se li trasformi in qualcos'altro ti durano decisamente di più. Quindi andiamo un attimo a vedere se posso fare questa cosa. Andiamo un attimo a provare questa cosa, perché al momento questa è biomassa, però mi avete detto che c'è di meglio della biomassa. E mi pare che l'avevo vista, forse è quella che uso per la motosega. Il biocarburante solido. Ok, facciamo il biocarburante solido. Quindi in teoria il biocarburante solido lo posso anche dare tranquillamente ai macchinari, no? Solo che comunque per fare il biocarburante solido ci vuole mezza giornata. Però mi avete detto che dura molto di più in confronto alla biomassa. Ma in teoria, scusa, non c'è un macchinario che eventualmente me la produce lui all'istante? Vabbè che tanto comunque stiamo andando a sbloccare l'energia a carbone, quindi... Vabbè che però di avere il carbone ancora io non l'ho neanche trovato. Allora andiamo a fare brevemente una prova. Allora in teoria qui dentro ci sta la biomassa. La biomassa, velocità di produzione, valore di energia 180, valore di energia 4,50. Effettivamente. Ma caspita faccio a toglierla? E quindi mo giustamente dura molto di più, 450. Solo che ci vuole un'eternità per farla. Quindi dura adesso molto di più. Cioè questo si consuma molto in fretta, mentre questo dovrebbe durare tipo 3 volte di più. Ok, però è lentissimo. È lentissimo a produrla. Mi serve un macchinario che me la produce. Mi serve un macchinario che me la va a produrre, così mi sbrigo prima. Comunque sia, mi servono questi. Se riesco anche a raccoglierli. Perché dobbiamo appunto sbloccare a prescindere il coso lì a carbone. Quindi questi qua mi servono. Però siccome si blocca, forse mi conviene fare una cosa. Siccome mi servono questi al momento da un'altra parte, perché non andiamo a fare... No, cassa a deposito. Andiamo a fare un attimino due di questi momentanei. Facciamo due di questi momentanei. Così non mi devo mettere qui a raccogliere ogni volta io. Ma questo cos'è? Ah, questo è più veloce. No, 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 va bene questo per ora. Ok, facciamo così che almeno non ho problemi, che sennò qua mi si blocca. Perché comunque ne ho parecchio bisogno. Ok, così me li continuo a produrre. Allora, dobbiamo un attimino comunque provare a fare il biocarburante un po' in modo più automatizzato. Dobbiamo fare il biocarburante in modo un pochino più automatizzato. Allora, intanto questi continuiamo a inserirli perché devo sbloccare comunque la centrale a carbone. Allora,
Chi è che fosse il costruttore, magari? Chi è quello che costruisce, in teoria? Allora, andiamo un attimo su schema. Ed effettivamente lui lo fa. Questo si chiama costruttore. Mi serve un costruttore come minimo. Sì. Allora, vediamo un po'. Costruttore, lo posso già fare? No, perché mi serve... Ok. Vabbè, roba semplice. Ok, due di questi. E poi mi serve un po' di filo, un po' di cavo. Ok, facciamo un costruttore. Anche perché qua tra poco mi si blocca tutto. Di questi mo comincio ad averne veramente tanti. Non so manco che ci devo fare. Allora, che poi c'è anche il discorso che tra poco magari possiamo sbloccare pure la macchinina. In teoria dovrei avere quasi 3 coupon. 10 coupon. 9 coupon, ok. Ah, il mostriciattolo lì che mi guarda. Vabbè, per ora può continuare questo, dai. Allora, mi servono un po' di cavi. Ok, possiamo fare un bel costruttore. Questo lo voglio usare per fare biocarburante. E sai che ti dico? Che io lo vado a mettere proprio qua dietro. C'è un bel motivo. Che ovviamente poi il biocarburante qui dentro ci... è perfetto, perché poi deve andare a finire lì sopra. Anzi, a dire la verità mi basta togliere questo. No, 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 no. Collegati qua. Anzi, aspetta, va. Avviciniamolo. Ok. No. Mi conviene metterlo. Ok, diamogli corrente. Ok. Impostiamo biocarburante. Anche se però in realtà mi servirebbe un altro costruttore. Ok, no, è giusto, mi serve un altro costruttore. Aspetta, aspetta. No, 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 facciamo una cosa. Perché è vero, prima di fare il biocarburante devo anche fare quell'altra cosa. Quindi facciamo una cosa, facciamola meglio. Facciamola decisamente meglio. Allora, facciamola così. Ok, rimettiamo questo qua che ci sta alla grande. Allora, mi serve un altro costruttore. Due costruttori. Voglio fare una cosa fatta bene, per ora che non abbiamo, diciamo, altro. Prendi tutto. Voglio fare una cosa fatta un po' meglio. È brutta in quel modo lì. E mi devo muovere perché tra poco si blocca tutto qua. Sto per finire il carburante. Non durerà ancora in eterno. Ho cancellato qualcosa di troppo. Vabbè, fa niente. Allora, costruttore. Costruttore 1. Costruttore 2. Palo della luce. Prendiamo la corrente elettrica da qua, la portiamo qua, da qua la portiamo qua, da qua la portiamo qua. Da qua mi collego qua. Da qua mi collego qua. Da là mi collego qua. Ok, questa è una cosa meglio. Ok, ora va bene. Allora, qua ci facciamo biocarburante. E qua invece facciamo la biomassa da legname.
Ok. Che poi è stupido, legna. Andò, vabbè. Allora, biomassa. Ok. Ora però, dato che già questi ce li ho, beh, li metto qua. Certo, mo ci vuole un po' di tempo qua. Vabbè, ora comunque lui li fa, vedete, e cominciamo a risolvere in questo modo. Purtroppo non ho legna da mettere qua dentro, ma tanto prima di tutto devo liberarmi... Sì, prima di tutto mi devo liberare di questi io. E ci vorrà un po', quindi però la legna non è un mio problema. Però aspetta. No, invece sì, no. Per ora non mi interessa la legna, per ora mi serve... ci vuole tempo, vabbè, ogni tanto passiamo per di qua, va? Oh mio Dio! Vabbè, niente. Ok, così automatizziamo un po' il tutto. No, non li posso fare. Ah, ci voglio... Ma io ci vogliono sempre sto dannate viti. In teoria dovrei averne pure in abbondanza. Che tanto qua stiamo comunque sempre a produrre, quindi... Non ce n'è, ah, non ce n'è viti, non ci bastano neanche. Una trivella è buona per due... Ah, che poi... Aspetta, ma le viti si fanno con le barre. E io le barre ne ho in abbondanza. Mi basterebbe... certo, è facile allora. Se io c'ho in abbondanza barre, tanto vale che un po' di barre le trasformo in viti. Vabbè, con le piastre ci siamo quasi. Mancano i rotori. Un altro costruttore mi aiuterebbe a fare un po' di viti in più. Sì, che tanto, però il problema è che questo è lento. Anche se faccio delle viti in più, su questo nastro non mi viene bene. Perché tanto questo nastro è comunque pieno. Però aspetta, c'ho un'idea. E per ora... Ci spostiamo qua. Ok, però facciamo così. Blocchiamo quindi la produzione, poi la riprendiamo, basta che ci ricolleghiamo qua. Però al momento faccio un po' di viti in più perché mi servono. Mi mancano parecchio le viti. Per ora pure che me le conservo qua. Ma almeno facciamo un po' di viti extra. Dato che comunque le barre mi abbondano. Dato che barre ne abbiamo tante, quindi facciamo così. Allora, vediamo se abbiamo 10 coupon, così posso sbloccare la macchinina. Ok. Stampa coupon. Come lo prendo sto coupon? Ok, 11 coupon. Allora, a me serve la macchina. Ah, ma c'è altra roba qua. Lo stereo, la cassetta, pioniere, sta roba qua. Passerelle. Ah, ok. Queste sono consigliate forse per guidare meglio. Ah, e questo è quello che mi serve per produrlo. Beh, non è complicato. Ok, c'ho la macchina. The Fixit Factory card navigates on Fixit foundation surfaces with extreme efficiency. Not intended for use on hazardous terrain, mildly hazardous terrain, reasonably safe terrain or general terrain. Non è adatto su nessun terreno. Bene, dimmelo prima allora. Or loss of vehicle from your save the day completion bonus package.
For more information about this bonus package, please visit booth in Earth, open on the first Tuesdays and Wednesdays of the month, between 6:25 a.m. and 6:53 a.m. Bello, sto sito è aperto 20 minuti ogni tanto. Eppure già chiuso. Allora, me la fate fare sta macchina? Eccolo qua, ne posso fare addirittura due. Mo come si usa? Vediamo. What? Ma che figo! Ma quanto cacchio è piccolo? Carica percorso, come carica percorso? Vabbè, giustamente, ovvio, queste gommine di merda che si ritrova. Manco gira, non gira, non gira, non gira! Carica percorso. Non ci sono percorsi. Menu di registrazione. Ma che fico! Cioè, praticamente posso creare un percorso automatico, ma non so per quale motivo. Pilota automatico. Ma non c'è un po' di zoom? Cambia visuale, ok. E qual è? Tutto qua. Cambia visuale sarebbe tipo resetta visuale. Non te puoi manca avvicinare. Ah, così. Però sì, è una cagata, raga. Perché pur... A parte, guarda, guarda come sta piegato. Guarda come sta piegato. Gli verrà mal di schiena assurdo, cioè. Ma potevano fare un veicolo un po' più normale? Non potevano creare un veicolo, un quad come Dio comanda, invece di sto giocattolino qua? Ovvio che sto coso, cioè, una jeepetta normale andava dappertutto, eh? Allora, continuiamo a produrre qua sta roba. Quindi è per quello che giustamente lui dice crea le passerelle, crea questo, crea quello, perché sto mezzo non è che è lento, che miseria, va a 100 km orari. Aspetta che mi sono un pochettino... Ma guarda te come sto combinato, guarda. Sto mezzo arriva fino a 150 km orari e quindi è tanta roba. Mi sa che comunque vado... I freni non funzionano proprio. Niente, troppo giocattolo è. Ma si può raccogliere poi? Boh. Ah, si smonta proprio, ok. Ma insomma, non è che sono tanto soddisfatto, eh. Comunque, sai che ti dico? A questo punto i coupon è meglio spenderli per quelle cose che ci perdo 3 ore a sbloccare. È meglio. Allora, mettiamo dentro questi che ne ho in abbondanza, così continuo a fare un po' di coupon. Secondo me i coupon è meglio spenderli per qualcos'altro. Per esempio... Allora, non so se devo sbloccare fondazioni. Ecco, forse sì, questi, sicuro. La rampa, c'era tipo la passerella... Ci sono ovviamente delle cose utili, tipo queste, passerella industriale. Queste qua aiutano il macchinino a viaggiare meglio. Ma a me interessa più che altro questi invece. Per esempio, vabbè, 200 di biocarburante e 2 coupon, mica male. Rotore, cioè 3 coupon... 100 rotori che a me servono di brutto, eh. Cioè, non è male, I rotori. Poi c'è proprio questi pure, le piastre, cioè. Cioè, alla fine, a quest'ora avevo già finito l'obiettivo di energia a carbone. Invece di buttare lì a ste fesserie, guarda, vabbè, magari la macchina servirà più avanti, per carità. Magari la macchina più avanti è buona. Sai che ti dico?
Che ora ti metti pure tu? No, aspetta, il cavolo. No, perché per produrre questo, no, ci vogliono le barre, quindi volevo fargli fare i rotori, però gli devo cambiare schema, qua è un macello. È un macello, non mi va proprio di impazzire a cambiare mezzo mondo per cosa poi. Allora, devo fare i rotori e me li devo fare da solo. Se mi faccio i rotori da solo, tanto sono barre e viti. E mi faccio i rotori. Così finiamo questo obiettivo. Tanto mi sono messo apposta a fare delle viti in più. Ho fatto apposta a fare delle viti. Così adesso possiamo fare questa cosa. Ci abbiamo un bel po' di viti. Ci abbiamo... Vabbè, ho preso tutte le... No, tutte le barre no. Qualcosa lasciamolo ovviamente. Servono. Allora, obiettivo completato. Mi servono solo 8 di quelli. Bene, 8 rotori. Insomma, non mi servono i coupon, non devo comprare niente. Ce la facciamo. Creiamo tutti i rotori che posso fare, che è meglio. Ok, obiettivo completato. Let's go. Energia a carbone. Milestone reached. Power production can now be fully automated by burning coal, which has been added to the resource scanner. Ok. Water is also necessary to run the coal power. Anche dell'acqua. And will require a network of pipelines to be transported from a water source. Porca miseria. To assist with locating and identifying water, Fixit has compiled this guide. Water is a somewhat reflective liquid. Sì, vabbè, lo so cos'è l'acqua. To test if something is water, try touching it. Prova a toccarla, if it is certo. Not solid and does not corrode your suit, certo. It is probably water. Vabbè, normale, no? Prova a toccarla, se non ci perdi la mano è acqua, dice. Allora, quindi sicuramente dobbiamo andare avanti ancora con la biomassa per un po', perché a quanto pare non è semplice. Non solo devo trovare carbone, ma mi serve pure dell'acqua, e vado a trovare. E dopo che trovo l'acqua mi servono pure le condutture, giustamente. Quindi, aspetta, come si faceva? Carbone. Manco ce n'è. Non c'è manco il carbone. Ah, ora c'è. È lontanissimo. Mizzi, che il carbone è lontanissimo. Porca miseria, 800. Come faccio a portarlo? Il carbone è stralontano. Ah, l'acqua là è, guarda. Beh, l'acqua l'ho già trovata, pensa un po'. Aspetta, com'è che si faceva? Ah, lì c'è dell'acqua. È il carbone il problema. Ma comunque, vabbè, anche se ho trovato l'acqua, non so come si estrae. Perché ovviamente mi manca... Il carbone è facile estrarlo, ma l'acqua ci vuole una pompa. La pompa sarà da sbloccare, perché io ancora non ho visto nessuna pompa da sbloccare, quindi... Quindi mi sa che dobbiamo andare avanti un po' per un po' con questo tipo di energia. Allora, ora vado a tagliare un po' di legna, perché adesso che mi sono finito quello che avevo di biomassa... dove la vado a pigliare un po' di legna? Un po' di legna la vado a prendere. Quindi per ora andiamo avanti a viti, ma non per molto, perché abbiamo visto che le barre mi servono. Quindi poi riprendiamo a fare le barre. Faccio un po' di viti extra. Ma cacchio, non ho... non ho biocarburante, certo. Mi serve solo la legna. Thank you.
Ok, buono, dai. Speriamo di stare in pace tipo per un paio d'ore con questa legna. Comunque dobbiamo anche fare una cosa. Non devo più... Cioè, devo tornare a fare la cosa di prima. Le lamiere intelligenti devo riprendere a fare. Mancano le piastre. No, ho sbagliato. Allora, rotori, questo, accendi, riprendi tranquillamente. Prendi, metti dentro. Ok, riprendiamo a fare le lamiere intelligenti, perché tanto è l'obiettivo attuale. Qua mi sa che abbiamo finito. Che ci metto? Vabbè, tanto fili ne stiamo facendo comunque, no? Allora, quindi io ho preso la legna, adesso la legna la metto qua dentro, legna, legna, e in automatico la legna parte. La legna parte, va qui dentro, diventa biomassa, e poi la biomassa, vabbè, facciamo una cosa intanto, va, mi levo questa davanti. Quindi la legna diventa biomassa e la biomassa diventa biocarburante. Così dovrebbe essere, no? Vediamo. Appuriamo. Eccola là. Olè. Ok. A posto. Ok, perfetto. Questa è andata, così mi semplifico la vita e c'ho più carburante. Qui sta a finire però, accidenti. Che pizza. Vabbè, ma che me frega, tanto in teoria ne sto a produrre così tanta di corrente che questi li posso anche fermare. Allora, vediamo un po' questa storia del trattore, stazione dei camion. Raccoglie e consegna risorse presso le stazioni dei camion. E questa è un'altra cosa bella, però mi sa che c'ha lo stesso problema della macchinina. Produzione di acciaio. No, a me serve un'altra cosa. A me serve la pompa. Quella per i liquidi. Dov'è? Ipertubi? Figo, questo è per trasportare. Cioè, questo è per me, per le persone. Non è per. Questo è per trasportare le persone. Come tipo Futurama. Però non ho capito. Scusa, io sto impazzendo. Allora. Ah, ma già è tutto compreso. Ah, ho già sbloccato i tubi dell'acqua. Cisterna per liquidi, pompa. Io pensavo che era da fare, invece c'è già. Ok, e dove si fa sta roba? Non è qua. Sarà un costruttore quello che...
mi dà questo. Devo creare i tubi con un costruttore. Boh. No, queste ce le ho già le barre. Allora, mi serve un... vediamo, un costruttore. No, estrattore d'acqua. Oh. Ah, ma è qua allora. Ah, è qua la roba. Ah, è qua, non è... Ok, ho capito. Ok, ok. Oh, ok. Sta bene. Estrattore d'acqua. Estrae acqua. E che ci vuole? Ah, beh, non è che mi manca... Vabbè, comunque si può fare. Si può fare. Trivella, estrattore d'acqua. Nel prossimo gameplay iniziamo a provare a produrre energia col carbone. Allora, generatore a carbone produce 75 MW, mentre quella biomassa 30. Quindi uno di quelli a carbone fa per più di due, due e mezzo. Quindi un 4 di questi fanno tanto. Va bene, ragazzi, per ora purtroppo devo concludere che sono passati già un 40 minuti. E quindi oggi abbiamo, beh, la macchinina. E poi ci siamo anche messi a produrre biocarburante invece di biomassa. Perché il biocarburante dura di più e quindi vale più di più. Anche perché sennò gli alberi me li consumo più in fretta, no? Va bene. E poi abbiamo anche sbloccato appunto la roba a carbone. Che poi la prossima volta cominciamo a sfruttare, insomma. Direi che facciamo anche una cosa. Smettiamo di produrre quelli, perché tanto mi sa che me bastano. Ok, smettiamo di produrre viti. Lasciamo che finisce di fare quelle che fa e poi basta, viti. Mi bastano per ora. Va bene, ragazzi, concludo quindi. Spero vi sia piaciuto il gameplay. Vi saluto, ci becchiamo presto. Ciao, alla prossima, ragazzi.